metallizzate e sono divenute marmo. Quando ho scoperto questo, mi è venuto in mente di riportare il marmo alla sua origine, per cui ho organizzato in scala a vero una conchiglia e ho provato a metterla in acqua per verificare se effettivamente era in grado di galleggiare o meno. La conchiglia galleggiava, per cui ho pensato, cavolo, il marmo non è pesante, non va a fondo, galleggiano le conchiglie. E allora perché non fare qualcosa di più? E ho sentito un amico ingegnere e gli ho chiesto, senti, ma se dovessimo realizzare una barca di marmo, quelli potrebbero essere gli spessori minimi per riuscire a farla galleggiare? E facendo brevemente un calcolo ci siamo resi conto che con 2 o 3 centimetri si sarebbe riusciti a realizzare un'imbarcazione. L'unico problema nel realizzare la barca di marmo è il fatto che il marmo è un po' come il vetro, anzi è nettamente più fragile, per cui la prima difficoltà è quella di riuscire a scavare un grande blocco senza fratturarlo, e questo è molto complicato su queste dimensioni. Uno, perché il materiale tendenzialmente ha dei difetti suoi naturali, che sono delle specie di fratture interne che ci sono all'interno della montagna stessa, e spesso guardando il blocco dall'esterno è impossibile individuarla, per cui realizzare un grosso scafo che poi alla fine diviene un guscio guardando il blocco dall'esterno è un rischio, perché spesso magari a metà lavorazione si può trovare un minimo difetto tipo una crepa che ovviamente con le vibrazioni del motore e con le torsioni dovute alle onde, come nel vetro, sui parabrezzi, la crepa si allarga e ovviamente si può fratturare lo scafo. Questo è stato il primo problema. Poi il secondo problema erano appunto le vibrazioni del motore, perché anche realizzando l'imbarcazione non è detto che potesse resistere a una spinta di un motore fuori bordo che ovviamente trasmette fortissime vibrazioni allo scafo e queste avrebbero potuto fratturare l'imbarcazione. Per ovviare a questo noterete che gli spigoli della barca sono accordati, non ci sono mai angoli vivi, anzi ci sono sempre degli angoli mobili, in modo che la vibrazione corra in modo circolare. Questa è una scamotage che abbiamo spiegato in marina, viene spesso usata per risolvere il problema. Abbiamo provato a fare il primo varo nel porto di Carrara, sulle onde, ho visto che lo scafo reagiva molto bene sia al motore che agli sbalzi provocati dalle onde delle altre imbarcazioni, e poi abbiamo deciso di fare il varo ufficiale trasportando le persone. Questa struttura mi ha permesso di trasportare il mio lavoro in un'altra dimensione, nel senso che fino ad allora io e molti altri facevo strutture e realizzavo lavori che generalmente venivano esposti non ancora ai musei e ai templi, ma generalmente nelle gallerie o comunque in spazi chiusi, magari su delle basi. Qui avevo una visione di quello che facevo compressa e limitata. Con questo lavoro mi sono reso conto che con la scultura potevo fare di più e andare oltre. E la barca di marmo, per quello che ha rappresentato, devo dire, è sfuggita un po' al mio controllo, perché non mi sarei mai aspettato di avere così tanta attenzione dai media. Infatti, ogni qualvolta la barca viene messa in acqua, appunto la televisione se ne interessa, i giornali ne parlano. Devo dire che per un giovane artista che inizi è stato un passaggio fondamentale. Realizzata la barca di marmo e appunto raccolti i primi successi su quell'onda, ho pensato di realizzare un'altra opera dal carattere informativo, che è quella vuota che c'è giù in fondo. Qualcuno di voi la conosce, ma questa volta che viene organizzata
queste enormi gru delle Carignano. L'idea era quella di realizzarne una nel Messandero e poi, partendo da Torino, farla rotolare fino a Milano. Ho scolpito questa ruota, l'ho portata in pieno centro a Torino e ho iniziato a farla rotolare via Roma. Abbiamo documentato tutto con delle foto, facendo dei video, li abbiamo mandati ai media e siccome due settimane prima avevo fatto il varo della barca sui navigli, i media hanno colto la notizia con entusiasmo pensando che quell'artista che fa galleggiare le barche di marmo può anche far rotolare una ruota da Torino a Milano. Poi in realtà realizzata questa breve piccola performance in centro a Torino e fatte le foto, la ruota è stata portata in un magazzino e lì è rimasta per 20 giorni. Ma nel frattempo noi mandavamo i comunicati stampa dicendo siamo a Chivasso, siamo a Novara e i giornali ovviamente hanno sempre abboccato la notizia. Tant'è vero che quando siamo arrivati a Milano abbiamo fotografato la ruota di fronte allo stadio, la Repubblica ci ha dato una grande immagine su una delle prime pagine e ovviamente ha parlato di questa notizia come reale, come vera. È stata un'enorme bufala, però la gente ci ha creduto e la performance, grazie ai media, è divenuta vera. Abbiamo pensato di portare la barca di marmo e la ruota perché sono stati due lavori fondamentali nel mio percorso all'inizio che mi identificano estremamente e siccome non abbiamo mai esposto insieme volevamo riprovarci e legarli in questa occasione. Scavando la quala e poi ci siamo allargati e una volta allargati abbiamo iniziato a fare tutti i fori, a fare tutte le modanature tipiche della cassetta della frutta. È un lavoro che ha richiesto circa 300 giorni di fatica. È una scultura, è una delle sculture che sicuramente mi è costata di più dal punto di vista fisico, ma è una di quelle che amo di più. Il mio lavoro varia un po' da questo tipo di scultura che è più legata magari alla performance a lavori invece di ricerca più sulla materia. In questo caso mi interessava mettere in evidenza e di rappresentare il vuoto, perché il sacrificio di questo marmo che è stato tolto è ancora percepibile ed è quello che dà il valore a questa scultura. Se la scultura fosse realizzata in plastica o anche solo in bronzo si avrebbe un effetto completamente differente. Il lavoro dei sacchetti di carta, questo lavoro si intitola Arrivederci Grazie, e Arrivederci Grazie è la scritta che c'è sulle buste di carta, quelle che si trovano in panetteria, e generalmente c'è un'immagine di un bambino che dà delle baguette a una bambina e poi c'è scritto Arrivederci Grazie. E trovavo questa immagine molto ironica e la trovavo coerente con quello che rappresenta questo soggetto. L'idea mi è venuta andando a Londra, una sera in giro per locali con amici, troviamo un posto dove per entrare c'era l'obbligo di indossare un sacchetto di carta e si aveva in opzione la scelta o il sacchetto per gli occhi o il sacchetto per la bocca. Era evidentemente un night ed era evidentemente un posto dove questi sacchetti insomma avevano un significato di un certo tipo. Tornando da Londra per una mostra in albergo, io avevo per me questo shock erotico e allora pensavo che erano tre sacchetti indossati. Quest'anno il premio che ho vinto mi è stato chiesto di realizzare
pensato di riproporre questi sacchetti in chiave monumentale e questa è la prima volta che li esponiamo. Una particolarità di questa, di quest'opera è che a differenza delle altre è stata realizzata a controllo numerico. E vi spiego di che cosa si tratta perché è molto interessante e sicuramente cambierà il mondo della, della scultura da qui a 5 anni. C'è la possibilità oggi di scansionare gli oggetti, cioè fotografarli in 3D e mettere queste informazioni su un computer che poi trasmette questi dati a un robot che ha un braccio che si muove e con una fresa scolpisce il marmo. Qui in realtà noi abbiamo fatto una fotografia tridimensionale di due sacchetti veri e poi il robot ha scolpito interamente il lavoro. Questo ha permesso di ottenere il massimo del dettaglio su tutte le pieghe, per cui questa non è una scultura ma è una fotografia tridimensionale di due sacchetti di carta. C'è un'enorme differenza. Questo modo di lavorare da qui a 5 anni sarà ovvio per tutti i laboratori perché andrà a sostituire il lavoro faticoso della sgrossatura del, dell'artigiano. Ovviamente la macchina non è in grado di finire la scultura, lascia dei segni che sono dei segni molto brutti esteticamente, sono delle fresature che poi lo scultore deve raccordare, la, la texture che voi vedete ovviamente è stata fatta a mano come molti altri dettagli. Qui è impossibile pensare che una macchina riesca a finire un'opera, ma e sarà in grado di fare sicuramente l'80-90% del, del lavoro. È stato il primo esperimento che ho realizzato in, in questo senso, ma ne sono molto soddisfatto, per cui sicuramente continuerò ancora a lavorare con questo genere di attrezzatura. Andiamo giù? Sì. Andiamo giù in sala? Sì, prego. Sempre della tuta, e il sacchetto è evidente la differenza.